Ciao ragazze, allora oggi video dedicato all'estate. Sì, sono un po' in ritardo perché siamo già al 13 di luglio. Comunque è un video, come vi dicevo, dedicato all'estate, quindi dove vi mostrerò tutti i prodotti di make-up per la cura del corpo e capelli che vi consiglio per l'estate. Allora, inizio subito con i rossetti perché, come potete vedere, li ho sbocciati tutti sulla mano. E per evitare che mi insozzo tutta, ve li voglio già mostrare per insomma evitare che mi sporco. Allora inizio con appunto con i rossetti, mi ripeto, e vi mostro insomma le varie tonalità. Allora, ho cercato di inserire tutti i prodotti facilmente reperibili, insomma, che riuscite ancora a trovare. E inizio con questo qui che è il 52 di Berriem, e praticamente è il dupe esatto del Candy Yum Yum, vedete? Ed è di MAC, il dupe del Candy Yum Yum, ed è secondo me un rossetto fantastico per l'estate, soprattutto per le pelli insomma abbronzate. Non mi guardate adesso, spero di abbronzarmi il più presto possibile per sfoggiare questo rossetto qua, anche se non vi nego che lo metto anche, diciamo così. Poi vi faccio vedere quest'altro rossettino qua, che è un nude rosato, ed è questo qui della Wet n Wild, ed è il Think Pink, e praticamente questo qui è un dupe di MAC, che non mi ricordo in questo momento, Cream Cup, una cosa di queste, ed è un dupe, insomma, il dupe esatto del rossetto di MAC. Poi mi piace moltissimo anche questo rossettino qua, che ha un finish matte, ed è questo qui della Rouge Boiser. Questo qui lo potete trovare in farmacia, ed è il numero 603. Ed è un bellissimo fucsia, secondo me abbinato ad un trucco oro, un trucco nude, qualcosa di fantastico. Accanto poi ho voluto inserire quest'altro fucsia qui, che ha una punta di rosso all'interno, che lo rende molto molto particolare. Sembra tipo un fucsia ciliegia. Questo qui penso che non riuscite a trovarlo, perché vi dico subito, è il C01 Charleston Fame della Catrice, ed era di un'edizione limitata, che non mi ricordo. Cioè, il packaging è questo qui, e questo rossetto qui me lo mandò la mia amica Mara, che ringrazio perché è davvero molto molto bello. Per chi, diciamo, ha difficoltà a procurarsi il 52 di Berryem, anche se io l'ho acquistato su ASOS, quindi è molto molto si può reperire facilmente, vi ho inserito anche il 405 degli Haim di Pupa, che ha un finish più sheer rispetto al 52 di Berryem, ma secondo me è stupendo. È molto molto più fucsia, dalla webcam non rende, però davvero, raga, vi fa un effetto stupendo sulle labbra, è qualcosa di meraviglioso. Ed è proprio questo rossettino qua, il packaging è questo. Io l'ho preso quando c'era la promozione di questi rossettini qua a 5 euro, e ve li straconsiglio davvero, perché questo qua dura tantissimo e vi lascia le labbra pigmentate, è davvero molto molto buono di qualità. Poi ho inserito questa tinta qui matte della Coast, perché è davvero molto molto valida. Infatti la sto cercando disperatamente da me, ma non la trovo, ed è questa qui, la Lip Varnish Finish Matte, ed è un rossetto liquido nella tonalità 05 della Coast, che è questo bellissimo color Pantone. Qui sembra più un rosso borgogna, mentre è proprio questo colore qua che vedete dal tubetto, questo Pantone proprio, il famosissimo fucsia che va tanto di moda. È troppo troppo bella. Poi ovviamente ho inserito lui, Heroin di MAC, che ve l'ho fatto vedere in tutte le salse, ed è inutile insomma che sto qui a mostrarvelo. E lui è fantastico, anche se è di un viola molto molto, diciamo, scuro,
che lo rende, diciamo, un po' più invernale, se riuscite ad abbinarlo ad un trucco occhi estivo, bello, diciamo, con l'oro, col panna, anche con abbinato, diciamo, a un trucco nude così, secondo me è davvero stupendo anche in estate. Poi vi ho voluto inserire dei rossi corallo, questo qua, purtroppo ve l'ho voluto inserire perché lo potete reperire magari di qualche altro brand, perché questo qui è della Liol, che l'ho preso al Cosmoprof, è l'unico, diciamo, se non sbaglio, tra questi che non riuscite a reperire. Ed è questo qua, della linea Vivid Matte Lipstick. Non è matte, sinceramente, lascia comunque le labbra abbastanza scirre, del numero 3. E questo corallo qui, che io onestamente aspetto di abbronzarmi per poterlo indossare, perché sennò sembra un fantasmino. È davvero un colore molto molto particolare, come vedete, anche sbocciato, ed è l'unico, se non erro, che non riuscite a reperire, perché poi vi ho preso il Coraline della Wet n Wild, questo qui, che comunque lo si può trovare anche sul sito di Machillalia, perché ho visto che Machillalia ha la Wet n Wild, ed è le 909 di Coraline. Poi vi ho inserito sempre della Rouge Beaucaire, questa marca qui, il numero 602, che è questo rosso matte bellissimo, molto molto bello. Onestamente, è molto molto bello, mi piace tanto, e hanno una durata, questi rossetti, ottima. Mi ha spiegato la mia amica che me li ha regalati. Questi qua sono stati due regali, uno per il mio compleanno e l'altro per Natale. Questa marca qui è stata la prima a introdurre sul mercato dei rossetti a lunga tenuta, quindi sono famosi proprio per questi rossetti qua. E poi vi ho inserito il Debbie. Questo qua, il Moulin Rouge, che è il 68 Moulin Rouge della Debbie, ed è praticamente il dupe del Ruby Woo. Come potete vedere, l'ho utilizzato tantissimo, è davvero molto molto bello, ha un'ottima durata, è matte, come potete vedere. È davvero molto molto bello, un bellissimo finish opaco. E inoltre, se magari non riuscite a reperire il Debbie, perché da me, per dirvi, non si trova a Salerno, vi ho voluto inserire questo qui, che è il 111 della linea Kate Moss, che trovate sia negli acquestapone, perché io l'ho comprato lì, o anche su Asos, questi rossettini qua di Kate. Vedete, l'ho utilizzato davvero tanto, infatti è rimasto, diciamo, questo. Ed è della linea matte con il packaging Bordeaux. Poi, questo qui, insomma, ve l'ho mostrato. Come ultimo mi resta questo qua, sempre della linea Kate, ed è, quindi sono quelli di Sheer, ed è il 12. Come potete vedere, è un rosso corallato molto molto carino, e pur avendo un finish sheer, devo dire che questi rossetti qua hanno un'ottima ottima tenuta, ed è questo qui. E diciamo, questa tavolozza di colori sono i rossetti che vi consiglio per l'estate, perché sono davvero molto molto belli, secondo me, colori molto molto estivi, e io utilizzo, diciamo, questi colori qui. In verità, come potete vedere, utilizzo anche questi colori un po' mortiferi, però dipende, insomma, dall'umore. Io mi trucco, non so voi, ma dipende tutto molto dall'umore, come mi sento il giorno. E caspita, pure che mi metto un rossetto scurissimo, borgogna o viola scuro, come vedete in questo momento, ma dipende tutto dall'umore. Io mi sto impappinando io e i fazzoletti struccanti, perché onestamente non mi voglio sporcare, insozzare, dato che sono di persona molto molto goffa. Sono rimasta a chiazze perché molti rossetti, raga, sono molto molto pigmentati e durano molto. La maggior parte, vi ripeto, che vi ho mostrato sono reperibili, e ho cercato di fare lo stesso per tutti 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 i prodotti. Poi passiamo adesso ai prodotti occhi, e vi faccio vedere tre palette che secondo me sono molto molto carine per l'estate, infatti le sto utilizzando tantissimo, e sono la Mua,
anche, ho cercato di inserire anche prodotti, diciamo, economici. Ed è la MUA, questa qui è la dupe della Naked 2, dell'Undress Me Too, che come potete vedere sto utilizzando davvero tanto. E ci faccio, diciamo, i trucchi nude sul marroncino, belli brilluccicosi. Poi utilizzo anche questa qui della Revolution che mi piace tantissimo. Nonostante il fatto, vedete, ha dei colori un po' oscurettini, non lo so, è molto molto estiva. Mi piace tantissimo, è molto molto pigmentata. Ce l'ho da poco, vi ripeto, ve l'ho fatta vedere anche nel topo, ma è bella, mi piace. Il mio colore preferito è questo qui. Vedete quanto è bello, quanto è luminoso e quanto è pigmentato. Questo qua, diciamo, è il classico colore estivo. Vedete che bello. Basta pure solo questo su tutta la palpebra e fate un trucco davvero molto molto bello, secondo me, anche perché l'ho fatto pure io e vi assicuro che esce proprio carino. Con tutto che io adoro i look un po' più particolari e ricercati. L'unica forse che non riuscite a trovare, eccetto su, che ne so, su eBay, su qualche altro, non so, penso più su eBay, su Depop, se non sbaglio, per qualche scambio, è questa qua, la Too Faced, la Pretty Rebel. Io la adoro, ha dei colori molto molto belli e particolari, io adoro quest'oro, è qualcosa di fantastico. Vedete? Mi piace anche il marrone per i trucchi nude, quest'altro qui stupendo è il Ring Leader, bello satinato, molto molto luminoso per l'arcata, oppure denti, vedete? È molto molto bella e completa secondo me questa palette, per non parlare poi di Girly, che è il dupe del Club di MAC e il trucco è qualcosa di fenomenale. Davvero fenomenale. Ho cercato veramente di mettervi proprio il succo, cioè i prodotti veramente che mi ispirano proprio l'estate. Infatti, vi ripeto, ho cercato anche di mettervi prodotti che riuscite a reperire. E adesso, sempre per quanto riguarda gli occhi, vi faccio vedere le matite, che secondo me sono belle belle estive e sono quelle che utilizzo di più. Allora, la prima è la 25 Field Maritime della Essence, della linea classica, la numero 25, ed è un bellissimo verde. Vedete? Questo verde turchese è molto molto particolare e devo dire la verità ha un'ottima durata, mi piace molto questa matita e fa parte della linea base. Poi della Wycon, queste qua sono all'amore, allo stato puro, devo comprarmene assolutamente altre di queste matite qua e sono della linea Long Lasting di Wycon, la 14 che è questa qui, quella oro, e la 04 Emerald Green e sono praticamente luce allo stato puro. Queste matite, vi faccio lo swatch, vedete, questa è la dorata, vedete che luce che dà, e questa è l'Emerald Green, questo color pavone spettacolare davvero. Le uso davvero tantissimo, anche in inverno, ma in estate particolarmente questa oro per illuminare è davvero super. E poi, come sempre, io nella rima interna applico una matita chiara, in questo caso vi ho messo questa della Yamamay, che è economica, ma davvero molto molto buona di qualità, è matte, ed è questo bellissimo color burro. Sono, vi ripeto, tutte matite facilmente reperibili ed un costo giusto. Quelle di Essence, come sapete, hanno un costo molto molto basso. Queste qua di Wycon costano 4,90 se non erro, non è sconto, e questa qua di Yamamay non so di preciso quanto costa perché me l'ha regalata Mara, la mia amica Mara, però penso che comunque sono prodottini low cost. Poi per quanto riguarda sempre gli occhi, ho voluto inserire un eyeliner colorato e sto amando questo qui blu della Kiko che fa parte della linea, quella lì nuova del Rio qualcosa, ed è quello lì blu, lo fa sia in blu che in marrone, ma questo blu raga è qualcosa di divino, vedete quanto è bello.
e lo potete sostituire tranquillamente all'eyeliner nero, al classico eyeliner nero, anche per dare un po' di luce o per rendere il trucco un po' più estivo. Potete anche realizzare un trucco, diciamo, la palpebra tutta nudo e fare semplicemente una riga di liner con questo eyeliner qui e waterproof, quindi lo potete utilizzare anche a mare per le ragazze che amano truccarsi anche a mare. Io non sono una di queste, non si direbbe, ma è così, perché non riesco. Voi sapete il mio problema, che sudo come a che, quindi se mi trucco pure a mare, addio. Cioè, figuratevi, ma con le sopracciglia mi faccio a mare, vi ho detto tutto. Con tutto che ho, il prodotto quello di Paola P per waterproof e che sia, non le ho mai fatte. Poi, per quanto riguarda gli occhi, ho voluto inserire due tipi di mascara che secondo me sono fondamentali: un mascara allungante e un mascara volumizzante, allungante e incurvante. Infatti, questo qui di Gosh, che è il Catty Eyes Mascara. Questo qua me l'hanno dato al Cosmo Prof, quelli di Gosh. Ha uno scovolino in silicone rigido fatto tipo curvo così. E districa molto bene le ciglia, le incurva. Diciamo, è la combo che ho utilizzato oggi. Non so se potete vedere. Allora, ho utilizzato questo qui della Collection Professional ed è il volume Mega Collection Professional. Come ben sapete, la Collection ha aperto lo store online, quindi riuscite a reperire questi prodotti. Gosh sta in diverse città, se non erro, quindi ho pensato di inserirlo perché comunque ci sono ragazze che hanno la Gosh nella propria città e riescono a reperire questo prodotto. Poi, per quanto riguarda le ciglia finte, perché come ben sapete le utilizzo moltissimo, ho voluto inserire questo genere di ciglia finte qui. Queste qui me le ha mandate il sito di Xmall, che vi devo fare insomma l'haul di quello che ho preso. Infatti ho preso tre pacchi insomma di ciglia finte e poi ho preso un contenitore di plexiglass per 24 rossetti, molto molto carino. Vi faccio vedere la tipologia di ciglia finta ed è praticamente quella fatta con il filo insomma di nylon, cioè non è fatta di plastica, è molto molto naturale, molto leggera, quindi la potete utilizzare nonostante il caldo. Infatti sto utilizzando queste qui, oggi non ce le ho perché in particolarità mi scocciavo di mettermene. Comunque è una tipologia di prodotto che vi consiglio. Queste qui, oltre che su Dixmo, le potete trovare anche su altri siti come possono essere eBay. Le ho viste anche su Semidress, le ho viste anche su quell'altro sito cinese dove ho ordinato le altre che non mi ricordo come si chiama. Poi vi farò sapere, insomma, ve lo lascerò scritto da qualche parte qui. E ci trovo molto bene, fanno un bellissimo effetto sugli occhi e ve le straconsiglio. Poi, per quanto riguarda i prodotti viso, vi faccio vedere. Allora, per quanto riguarda la base, utilizzerò sicuramente Anestate Inoltrata, questa qui, il fondotinta fatto da me, cioè che può fare chiunque, ovviamente. Ed è praticamente questa crema idratante miscelata a dei fondotinta minerali, perché io non li posso mettere in quanto ho la pelle secca e quindi mi si fanno tutte le crepe in faccia. Utilizzandoli invece, mescolandoli alla crema idratante, vedete, fanno tutt'altro tipo di effetto. Ovviamente dipende come mi abbronzo, perché li vado insomma poi vado a modificare questo fondo. Ora l'ho fatto chiaro, perché comunque sono ancora chiara, poi mescolo un pochettino di cose e farò anche quello scuro. Vedete, questa è la coprenza, è molto molto leggero, vi ripeto, allo stesso tempo comunque dà una parvenza, insomma, sana al viso, non copre tutte le discromie, i rossori, non copre i brufoletti, lì ci vuole proprio un correttore, non copre bene l'occhiaia, là ci vuole un correttore, però perlomeno, insomma,
riuscite insomma a sostituirlo al classico fondotinta cremoso oppure per le ragazze che hanno la pelle secca come me e non possono utilizzare fondotinta in polvere, vi consiglio un prodottino del genere fatto da voi e tranquillo proprio. Poi, per quanto riguarda gli illuminanti, vi faccio vedere questo qui della The Body Shop. Assomiglia moltissimo al Mineralize Skin Finish di MAC. È bellissimo, lo sto utilizzando davvero tanto. Vedete, è molto molto discreto, ma è davvero bello, guardate. È molto molto bello, io lo adoro. Questo qui penso si trova nella linea permanente perché quando andai da The Body Shop in Grecia la ragazza mi ha spiegato che questo è un prodotto della linea permanente, quindi non va in saldo. E lo pagai 20 euro. Poi vabbè, l'ha portato Salvatore al banchetto magico, costava 3 euro. Mi sono mangiato anche i gomiti. E vabbè, comunque, perché al banchetto magico nella propria città vi consiglio di andarlo a vedere perché costa solo 3 euro ed è un prodotto davvero fantastico. E poi vi consiglio un bronzer di questo tipo qua. Questo è della Sun Club, vecchissimo della Essence. Però odora ancora di cocco, devo dire la verità. Nonostante gli anni. E vedete questi bronzer qui che sulla bronzatura, raga, fanno un effetto favoloso, vedete? Poi questi qui sono praticamente li potete prelevare anche singolarmente, del tipo potete prendere questo. Che è l'illuminante, quest'altro rosa qua. Vedete? Fanno diversi effetti. Sono davvero dei prodotti molto molto carini, secondo me, per l'estate. Fanno un bel effetto, vedete? È molto molto carino come prodotto. Io lo utilizzo principalmente quando sono abbronzata, perché con la pelle bianca non sta molto bene, cioè si nota proprio. E questo qui è quello lì per le bionde. Figuratevi quello là se prendevo quello lì per le scure com'era. E poi ovviamente una terra. Io vi metto sempre questa della New York Color perché è la mia preferita, la utilizzo sempre, si può dire. E questa qua è quella che mi vedete su, ho fatto il contouring al viso, al naso, l'adoro, l'adoro, l'adoro. Poi, per quanto riguarda gli illuminanti, ho scordato di farvi vedere le goccine di Kiko. Queste qua sono le Coral Drops, le Gold Drops, scusate. Sono fatte in questo modo, hanno il contagocce, praticamente si possono applicare sul viso, décolleté, sul corpo, insomma un po' dappertutto. E in questo periodo le trovate in sconto da Kiko a 3 euro, almeno a Napoli c'erano. Poi, per quanto riguarda i blush, ho voluto inserire questi blush qui, e sono, allora, questo di Catrice, insomma, questo di un'edizione limitata, però per farvi vedere la tipologia, ed è questo bellissimo color corallo, che secondo me sull'abbronzatura risalta tantissimo, e sono di quelli lì cremosi. Poi ho voluto inserire questo corallo rosato, vedete? Poi ho voluto inserire questo qui della Essence, della Cookies and Cream, però penso che lo potete trovare tranquillamente in qualsiasi altro tipo di brand o qualche altro blush che voi avete. Ed è stupendo, vedete? Molto molto luminoso, è davvero bellissimo. Questo qui della Metal Glam, per avere insomma diversi blush a poco prezzo, insomma, varie tonalità di brush, sono quelle che vi ho mostrato. Vi ho inserito anche questa palette che ho della Collection Professional ed è quella dei Fard compatto, questa qui costa 10 euro e praticamente tiene 6 blush sul rosato, sul color mattone e sono davvero molto molto carini. Vi faccio vedere i prodotti per il corpo. Allora, per il corpo vi consiglio un prodotto di questo genere che non fa solo Kiko, però adesso lo trovate in sconto ed è un olio shimmer per il corpo, per le ragazze insomma abbronzate eccetera eccetera, sulla bronzatura. Praticamente questo olio rilascia, è un olio secco quindi non unge e rilascia dei glitterini sul corpo, l'effetto è davvero molto molto bello. Poi per la cura dei capelli ho inserito tre prodotti. Allora, il mio povero olio d'argan che praticamente mi stava venendo tutto sul letto perché non si chiude molto bene la confezione.
E non mi sono accorta praticamente che mi stava cadendo, cioè mi è caduto sul letto, infatti dopo dovrò cambiare il letto. Comunque questo olio qui della Ecos Line, l'olio d'argan che io utilizzo per i miei capelli, per la cura dei miei capelli, lo adoro, ha un profumo meraviglioso, costa abbastanza questo qui, me l'ha regalato il mio fidanzato, l'ha preso da forniture per parrucchieri e ve lo straconsiglio perché è davvero un olio portentoso per i capelli, li nutre a fondo, non li unge. Li rende morbidissimi, lucenti, è davvero fantastico. Qualcosa di più economico, vi ho voluto inserire questo qui della Sunsilk ed è il Morbidi e Luminosi, un olio spray nutriente per capelli secchi e praticamente all'interno ci sta sempre l'olio d'argan mischiato con quello di mandorle. Praticamente ha una consistenza bifasica che voi dovete agitare e una volta che avete ottenuto una soluzione, la soluzione tutta bianca, vi potete spruzzare per i capelli. Questo qui ha un costo di 3,90 euro, quindi se non volete spendere abbastanza per l'olio d'argan puro, vi consiglio un prodotto di questo tipo perché comunque è molto molto utile per i capelli. Per quanto riguarda il sole, il mare, eccetera, eccetera, un prodotto che vi consiglio soprattutto per le ragazze che hanno dei trattamenti come il mio, tipo chatouche, tinture e quant'altro, è questo prodotto qua dell'Airmed ed è praticamente la prevenzione sole, salsedine e cloro dell'Airmed ed è l'S5. Questo è un prodotto che mi inviò l'azienda da farmelo provare. L'ho provato, diciamo, l'anno scorso, vedete, per tutta l'estate, vedete, ne basta davvero pochissimo. Ha un odore di cocco, aspettate che non mi ricordo. Eh sì, tipo di cocco, una cosa di queste, comunque è davvero molto molto buono e serve per proteggere i capelli, vi ripeto, dal sole, dalla salsedine, dal cloro, è un prodottino secondo me da avere. Poi vabbè, non ho voluto inserire insomma tutti i solari e via discorrendo perché io protezioni non ne tengo, tengo solo prodotti abbronzanti perché io non ne uso protezioni perché in vita mia non mi sono mai ustionata, mi sono ustionata soltanto quando sono andata in Grecia, al viso, ma poi addosso stavo benissimo. Quindi non ne uso. Ho solo prodotti abbronzanti che se vi interessa vi faccio un video a parte. Detto questo, ragazze, spero che questo video vi ha fatto venire insomma qualche idea, idea per qualche prodotto nuovo da acquistare. Che, insomma, io spero che questo video vi è piaciuto, vi ha tenuto un po' di compagnia. E niente, io vi mando un bacione fortissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao, ragazze!